Benvenuti nella Scuola dell'Infanzia Capitolina, Fontanile Anagnino, VII Municipio. Vi presentiamo il piano dell'offerta formativa. La Scuola dell'Infanzia è un ambiente educativo in cui le bambine e i bambini vivono esperienze significative, organizzate in funzione dei loro bisogni educativi e dei relativi processi di apprendimento. La Scuola dell'Infanzia cura il benessere, il coinvolgimento attivo ed autonomo, il fare concreto. Garantisce pari opportunità educative e strategie didattiche inclusive, attraverso uno stile pedagogico basato sull'osservazione, sull'ascolto e sulla progettualità collegiale. Gli obiettivi del processo formativo sono lo sviluppo delle competenze, la maturazione dell'identità, la conquista dell'autonomia e l'acquisizione delle prime forme di educazione alla cittadinanza. Il progetto educativo triennale 2019-2022 1-2-3 Stella, attraverso l'osservazione e l'esplorazione della realtà naturale, intende avvicinare le bambine e i bambini alla conoscenza del mondo che li circonda e del cielo intorno ad esso. L'esperienza educativa si arricchisce con uscite didattiche a teatro, laboratori di intersezione, progetto musica e movimento e primo approccio alla lingua inglese, laboratori con i genitori, laboratorio orto, continuità educativa verticale con il nido e la scuola primaria. Tali attività sono attualmente sospese in ottemperanza alle attuali disposizioni di legge di prevenzione e contrasto al Covid-19. La nostra scuola collabora con le famiglie per costruire una efficace rete educativa. Per accompagnare ed integrare la responsabilità genitoriale delle famiglie, si programmano momenti di partecipazione dei genitori al progetto educativo, esperienze di aggregazione sociale e di scambio culturale attraverso open day, assemblea dei genitori, colloqui individuali, incontri di sezione e consiglio scuola. La nostra scuola accoglie 194 bambine e bambini in 8 sezioni a tempo pieno. Il tempo scuola si articola su 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con orario 8-16:30. Nella scuola operano 16 insegnanti di sezione, insegnanti per l'inclusione, assistenti educativi scolastici, un insegnante di religione, 5 collaboratori scolastici, insegnanti per le attività integrative a conduzione esterna. Per chi abita in zona è disponibile il servizio di trasporto scolastico.